Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi siamo sulla mappa di Old Stream Farm. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, che è gratuito. Iscrivetevi, lasciate sempre un bel pollicione all'inizio. Allora, sto continuando a fare la finagione, ho passato il voltafieno e stiamo ad ottobre, ormai l'inverno è alle porte, quindi mettiamo da parte, prima che arriva l'inverno, qualche balletta di fieno. Quindi oggi andremo a ranghinare e ad imballare il fieno. E lo faremo a imballare con una mod che ho trovato sui siti esterni di un marchio che non conoscevo. Dovrebbe essere un marchio americano, se non sbaglio, non mi ricordo neanche il nome, raga, del marchio. Poi adesso poi andiamo a vedere. E inoltre poi ci andiamo a caricare l'insilato, che ormai sono 2-3 episodi che dico che dobbiamo caricare l'insilato e oggi è arrivato il momento anche di fare questo lavoro. Allora, prima di andare a vedere l'imballatrice, devo prima ranghinare, quindi mettiamo l'operaio a ranghinare. Allora, vediamo un pochino qua, poggiamolo qua, tanto devo spostare il tigre qua. Tigre, spostiamolo qua dentro. Ho spiaccicato una gallina. Ok. Oh, scusa. Quindi andremo a fare delle balle tonde questa volta, raga. Non faremo le ballette piccole perché voglio provare un attimo questa nuova imballatrice. Quindi mettiamo subito però l'operaio a ranghinare mentre noi facciamo altri lavoretti, tipo iniziamo pure a caricare l'insilato. Allora, andiamo sul campo. Ok, cominciamo a dispiegare. Molto utile sto carraro, raga, per fare sti lavoretti, è ottimo. Allora, facciamo un attimo soltanto questa fila qua, poi ci mettiamo l'operaio. Molta erba, raga, quindi qua ci hanno un bel po' di balle. Fa vedere che sono molto, vedi come sono grandi le andane. Allora, vai, poi è andata su, vai. Allora, andiamo a vedere prima l'imballatrice, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Vediamo un pochino. Eccola qua, ragazzi. Il McHale dovrebbe essere un marchio americano. Non mi sono informato, se fatemelo sapere nei commenti, perché però deduco da Mac dovrebbe essere insomma americano in teoria. Può essere pure che mi sbaglio, non voglio dire una stronzata. Allora, ci sono due modelli in questa mod. Allora, c'è il modello questo qua, la F550. Eccola qua, fa balle tonde da 125. E niente. Questo è il modello, questo normale, diciamo. E poi c'è sempre questo da balle tonde. Sempre le fa da 125. Però in più questo c'è il fasciatore incorporato. Eccolo qua, raga. Quindi molto più utile rispetto a quella prima. Io volevo provare questa qua. Allora, configurazioni. Allora, c'è questa configurazione, il design avvolgitore, che qua dice orizzontale e verticale. Mo io non so come lavora questo verticale. Vabbè, prendiamo la normale noi. Ok, sì, noleggia. Ce la noleggiamo per il momento, poi vediamo come va, insomma, poi la prossima volta la possiamo comprare.
Allora, mentre lui finisce qua il lavoro, io volevo iniziare pure a caricare l'insilato. L'insilato, eccolo. L'insilato, raga, lo portiamo un po' al biogas, così avremo delle entrate. E un po' alla... Oh, sta succedendo? Mi sono incastrato. Oh, si balla. Voilà. Olè. Olè. Io c'ho trattore ballerino, raga. Avete visto come ballava? Mi sono incastrato. Ma guarda tu. Ho fatto una manovra sbagliata. Allora, mettiamocelo qua. Mettiamocelo qua che stiamo. Volevo fare con i nastri, però. Raga, preferisco muovere. Il momento fa così, visto tanto non è che è tantissimo. E già abbiamo la telescopica, quindi per il momento facciamo così. Tanto. Facciamo un rimorchio, poi ci andiamo ad occupare delle balle. Così devo finire, se no non posso mandare avanti il tempo se non finisco di fare il fieno, perché se no devo mandare avanti il tempo dopo, perché così il vino cominciamo a riprodurre un po' di vino, che abbiamo bisogno di soldi, ragazzi, e i soldi adesso ci arrivano dal vino, quindi devo mandare più mando avanti il tempo meglio è. Ok. Perfetto, perfetto. Ah, poi voglio cambiare il colore a sta telescopica, ragazzi. Ce l'avevo messo dorato quando l'abbiamo comprata. Però è un colore che col tempo poi stufa un po'. E io già a vederla di sto colore un po' così luccicante mi dà fastidio. Sinceramente mi ha stufato sto colore. E la vorrei cambiarci colore. Poi la portiamo in officina. La facciamo rossa, classico rosso Ferguson. Mo' vediamo. Perché dopo un po' stufa sto colore, no? Questi colori un po' particolari, dopo un po', insomma, stufano. Ok. Allora, questo, il primo viaggio, raga, lo portiamo al biogas. E poi un paio di viaggetti le portiamo qua alla produzione per fare la razione mista, che è ferma perché ci manca proprio l'insilato. Quindi portiamo un po' là, un po' di qua, un po' di qua, un po' di là. Che sta pure a fa quasi notte, raga, quindi vorrei sbrigarmi un po'. Ho messo il tempo a uno perché sennò non riuscivo a fare le balle, a fare tutti questi lavori. A me quando si un già scurì non mi piace giocare quando è notte. Mi piace proprio giocare quando è tutto luminoso. Dovremmo starci. Ok, perfetto, questo è pronto. Usciamo qua. Andiamo di qua, andiamo qua, andiamo là, accendi e mo questo andiamo a portare al biogas, abbiamo detto, no? Questo al biogas. E fatto questo, ragazzi, andiamo un attimo a imballare
e a provare la nuova, questa nuova imballatrice. Ragazzi, stavo a pensare, no, ma io avevo comprato qua in questa serie il Fiat Agri G240, giusto, no? E perché non ce l'ho più tra i trattori? Veramente sto a vedere alle mod, non ce l'ho neanche più tra le mod. È possibile che l'ho cancellata questa mod? Perché io mi ricordavo, insomma, sto a vedere i video vecchi. Ho fatto un video dove abbiamo comprato proprio quel trattore, il G240, no? Però poi non lo so, a sto punto ho cancellato, non so per quale motivo, quella mod. Infatti non ce l'ho più neanche tra le mod, perché mi ricordavo che avevo comprato quel trattore, boh, al posto del 180, se non sbaglio, ma non mi ricordo di preciso. Comunque sia, l'avevo comprato, boh, non lo so, devo capire perché ho tolto quella mod. Poi togliendo la mod, poi naturalmente non c'ho più il trattore qua in farm, insomma. Allora, io usiamo il case per andare a imballare, quindi questo lo stacco un attimo qua. Ok, io questo lo stacco qua, poi ce lo veniamo a riprendere. E andiamo a usare il case con questa imballatrice, la McHale, dovrebbe essere americana, perché il Mac mi fa pensare al McDonald's, è americano, no? Quindi Mac dovrebbe essere, insomma, americano. Oddio, scusi, mi scusi, non ho guardato. E vediamo un po' un attimo, se funziona come si deve, perché no, la compriamo e cominciamo a fare balle tonde. Anche se qua le balle tonde è un problema, raga, perché qua il terreno è in discesa, quindi sa dove arrivano queste balle, tutte qua sotto. Vabbè, ormai l'abbiamo presa, proviamo. Questo si è fermato, perché si è fermato? Mamma mia, sti operai a me mi fanno dannare. Cioè, ma perché ti devi fermare? Perché, io dico, no? Perché? Comunque qua gli operai a sto terreno ci hanno problemi. Ho avuto problemi anche quando stavo a falcia l'erba. Mi faceva... andava sopra, andava sotto, quindi faceva andata e ritorno e mi si bloccava. Come sta a fare questo operaio qua? Allora, questa vedete, tipo la Vigon Fast Bale, e vedete come scivola. Però quindi una volta che è uscita la balla possiamo continuare a imballare mentre lui fascia, ed è un'ottima cosa questa. Non è male, raga, guardate la balla come rotola, arriva fino sotto. Queste, vabbè, da un lato, raga, ce le troviamo tutte sotto, raga. Facciamo prima a caricarle, eh. Comunque, sì, mi piace, raga, mi piace McHale Fusion, mi piace. Questa la possiamo comprare perché è ottima pure quando dobbiamo fare balle di zilato, insomma. Sì, mi piace e la compreremo, perché insomma lavora bene queste foglie, dai. Ok, ragazzi, continuiamo. Oh, le galline sono uscite dal recinto, porca miseria. No, fammi vedere una cosa, perché l'ultima volta abbiamo messo sti pollaietti qua, no? Ancora niente, raga. No, volevo vedere le uova dove venivano spawnate. Vabbè, comunque sia, penso a sto lato qua. Vedete, abbiamo messo tre pollai qua nel recinto delle mucche, che questo, raga, è un posto che inutilizzato, che secondo me stanno benissimo.
Vedete che bello. Quindi abbiamo mucche e galline insieme. Ok, dai. Facciamo qualche altra balletta e concludiamo qua. Concludiamo. Qua è salita, ragazzi. Pure il Carraro fa un po' di fatica. Un po' scomodo sto campo. Io stavo a pensare di venderlo perché è troppo in salita. Ce ne compriamo un altro un po' più diciamo pianeggiante, raga, perché qua qualsiasi lavorazione che vado a fare faccio fatica a fare tutto, pure col trattore, insomma, che c'ha tanti cavalli. Quindi questa penso è l'ultima volta che lavoriamo sto campo. L'erba poi la andiamo a fare sotto al vicino al vigneto. Lì in fondo ci sta un bel prato, un bel campo ad erba, raga, in piano. Forse vale la pena comprare quello, e questo, raga, ce lo vendiamo perché è scomodo. Io, a me non piace lavorare così, non piace proprio. Quindi penso che poi ce lo vendiamo, ragazzi, ce lo andiamo a vendere, ci leviamo sto problema. Sì, facciamo così, raga, tanto l'erba ci sta, il campo là sotto è proprio ad erba, quindi la facciamo là un po' d'erba. E vabbè, ragazzi, concludiamo qua. Io mo cerco di finirmi l'imballatura e poi l'insilato pian piano lo carichiamo, raga, tanto non è che ci abbiamo tantissima fretta di caricarlo. E cerco di finirmi almeno di imballare e caricare, caricarmele pure, vediamo se ci riesco. Così la prossima volta andiamo un po' avanti con il tempo e facciamo passare l'inverno e vediamo un po' che dobbiamo fare. Perché poi dobbiamo occuparci pure un po' della semina, vediamo che cosa seminare, perché ancora non è che so. Guardate sta balla come scende. Infatti, guardate qua le balle, ce le abbiamo tutte qua sotto, raga. Vabbè, ragazzi, concludiamo qua. Spero vi sia piaciuto il gameplay. Lasciate sempre un bel pollicione all'insù. E vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!